Un felice pomeriggio a tutti quanti. E in questo pomeriggio il Signore mi ha fatto capire di trasmettere in questa webcam Isaia, capitolo 42. Fratello Angelo Piccone, il servo del Signore. Sempre sottinteso nella mia Bibbia questo passo. Sembra che il Signore lo abbia cercato apposta. È intitolato Il servo del Signore. Può anche darsi che nella vostra Bibbia lo vedrete anche, se la stessa versione. Bene, cari nella grazia. La gioia del Signore sia con tutti noi. Questo è un grande privilegio anche oggi poter dire qualcosa su ciò che il Signore ci mette davanti. E io ne sono fiero. Soprattutto come il Signore mi sta benedicendo in questi giorni. Non ho modo di potermi lamentare perché ciò che sta facendo è meraviglioso. Meraviglioso in tutti i punti di vista. E questa è una gioia per me poterlo anche pubblicarlo. Con questo voglio pregare prima di leggere questo passo e se c'è qualcuno che ha una Bibbia può prenderlo questo passo e lo può leggerlo insieme a me. Sempre vi ripeto che mentre che andiamo in preghiera è giusto dare il giusto equilibrio alla preghiera in ginocchio, perché la posizione giusta di pregare è in ginocchio. Anche che a volte qualcuno non si può piegare in ginocchio per motivo che si trova in piazza o in giro o da qualche ufficio, ma con la mente lo può fare benissimo. In qualunque posizione si trova, pensi che si sta abbassando prima un piede, poi il ginocchio, la gamba e poi subito l'altro, fino a che toccano le ginocchia per terra, ovunque si trova. Gloria a Dio. Buon Padre Celeste, Dio d'amore, in questo momento vogliamo venire a te qui in ginocchio davanti al tuo figliolo Gesù Cristo. Vogliamo portare tutto a te dandoti quel che tu meriti. Quel che noi portiamo è molto su quello che tu ci hai donato, perché noi ritorniamo tutto quello che tu ci hai donato, Signore, ma è inquinato quello che portiamo, perché la natura, gli eventi, il nemico e tutto il resto ha inquinato tutto il nostro essere. E oggi vogliamo portare a te tutto quello che abbiamo. O di un modo o di un altro, lo presentiamo qui davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo. Sì, Padre, lo presentiamo qui davanti al tuo figliolo Gesù e siamo sicuri, consci, che tu lo vorrai
porterai al tuo papà e al nostro papà. Grazie, mio Gesù, ti ringrazio. Grazie, mio Signore, per questa gioia, per questo amore che tu stai moltiplicando per tutti noi. E buon Padre Celeste, Dio d'amore, dato che siamo qui davanti alla tua presenza, in questo momento vogliamo elargire preghiere e suppliche a te. E siamo sicuri, Padre, che tu ci laverai, ci pulirai, ci salverai. E ci darai il giusto equilibrio che abbiamo di bisogno. Sì, Padre, prima di ogni cosa portiamo lode a te, perché tu degno sei, degno di ogni cosa. Tu sei l'Alfa, tu sei l'Omega, tu sei il primo, tu sei l'ultimo. E grazie, Padre, che abbiamo potuto conoscerti attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai mandato 2019 anni fa, in questo mondo per darci conoscenza, potenza, sicurezza e felicità. E Signore, non finirei mai di portare lode a te, ma in questo momento devo stringere per mandare avanti la lettura della tua parola che mi sono prefissato di portare. È vero che tu l'hai preparato, hai preparato il passo, hai preparato tutto. E ne sono fiero, Padre, di poterlo leggerlo insieme ai miei fratelli e sorelle qui davanti a te, davanti alla tua potenza divina. Grazie, Padre. Ancora, Padre, ti vogliamo presentare tutti gli ammalati, i carcerati, le vedove, i bambini, i senza tetto, i drogati. Sì, Signore, i barboni. Ancora quanti hanno un bisogno? Padre, alziamo la mano, tutti quanti, perché tutti siamo nel bisogno. E vogliamo essere in questo pomeriggio benedetti da te. Grazie, Padre. Pungici dall'alto, Signore, e portaci verso di te, sempre più in alto, vicino a te. Sì, Padre, perché stando vicino a te, nulla, nessuno ci ferirà. Grazie, Padre. Nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene, cari. Nella grazia di Dio, questo pomeriggio è un pomeriggio diverso di tutti gli altri. Prima di ogni cosa, perché il Signore ci ha benedetti. Secondo, è perché oggi è un giorno speciale per chi ha ricevuto quella grazia di Dio e la vuole trasmettere in tutto il mondo intero. Ci sono svariati modi di poter trasmettere questa grazia di Dio in tutto il mondo e farsi una strada, un cammino verso la Gerusalemme celeste che il Signore ha preparato da 2019 anni. Adesso è pronta, pronta per tutti noi. Perciò chi ancora non è addentrato in questa via, in questa strada verso Gesù, faccia il primo passo oggi.
pieghi le ginocchia vacillanti e loda Dio e dia il suo cuore a Gesù, perché solo così si può ottenere quella gioia di appartenere a questa famiglia grandiosa. Non solo perché è grande, ma perché riceverete la vita eterna, la gioia, l'amore, la sicurezza e la ricchezza spirituale e materiale. Bene, con questo voglio, prima di leggere la parola, avvisare a chi in questo momento ha ascoltato la preghiera e se ha ricevuto degli stimoli in tutto il corpo, nel viso, nelle guance, nelle braccia, dappertutto come solletici. Se avete ricevuto del solletico in tutto il corpo mentre parlavo o pregavo o dicevo qualcosa, è un avviso particolare che c'è una distonia dentro di voi. Se non l'avete ricevuto ancora e durante la lettura della parola di Dio e quello che Dio ci metterà a cuore di dire, riceverete del solletico, segnalatevi in un pezzo di carta dove vi è arrivato questo solletico, perché dipende dove arriva, c'è quella tale distonia del corpo. State attenti perché è della massima importanza. Niente paura, se avete delle distonie dovete scaricarle, perché se non le scaricate ai piedi di Gesù, quando si accumula dentro il nostro cervello tutto completamente, si affolla, il cervello scarica automaticamente in una malattia in tutto il corpo. Perciò è meglio che la scaricate voi ai piedi di Gesù e sarete liberi. Altrimenti, quando scaricherà il cervello, automatico va a scaricare in qualsiasi corpo e qualsiasi malattia può venire. Le malattie sono svariate, da una bronchite a un tumore, perciò c'è dal massimo al minimo. Quello che vi ripeto, meglio adesso liberarvi andando ai piedi di Gesù e presentare tutto il vostro problema, le vostre colpe, le vostre distonie, le vostre malattie, qualsiasi cosa che avete ricevuto. Se avete dei problemi, presentatele a Lui e vi togliete questo peso nel vostro cervello. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. E dal primo versetto del capitolo 42, ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto, di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. E le isole
aspetteranno fiduciose la sua legge. Così parla Dio, il Signore, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al popolo che c'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano. Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano. Ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo. La luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Io sono il Signore. Questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Ecco, le cose di prima sono avvenute. E io ve ne annunzio delle nuove. Prima che il germoglio ve le rendo note. Prima che germoglino ve le rendo note. Cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate le sue lodi all'estremità della terra. O voi che scendete sul mare e anche gli esseri che esso contiene, le isole e i loro abitanti, il deserto e le sue città, alzino la voce, alzino la voce. I villaggi occupati da Gedar esultino gli abitanti di Sela, prorombano in grida di gioia dalla vetta dei monti. Diano gloria al Signore, proclamino la sua lode nelle isole. Il Signore avanzerà come un eroe. Eciterà il suo ardore come un guerriero. Manderà un grido tremendo. Trionferà sui suoi nemici. Per lungo tempo ho taciuto, me ne sono stato tranquillo, mi sono trattenuto, ora griderò come una che sta per partorire. Respirerò affannosamente e sbufferò a un tempo. Io devasterò le montagne e colline, le farò seccare tutte le erbe, ridurrò i fiumi in isole, asciugherò gli stagni, farò camminare i ciechi per una via che ignorano. Li guiderò per i sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce.
Renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Ma volgeranno le spalle coperte di infamia quelli che confidano negli idoli scolpiti e dicono alle immagini fuse: voi siete i nostri dei. Ascoltate, sordi, e voi ciechi, guardate e vedete. Colui chi è cieco se non il mio servo è sordo come un messaggero inviato da me. Chi è cieco come colui che è mio amico, cieco come il servo del Signore. Tu hai visto molte cose, ma non vi hai posto mente. Gli orecchi erano aperti, ma non hai udito nulla. Il Signore si è compiaciuto per amore della sua giustizia di rendere la sua legge grande e magnifica, ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato. Sono tutti legati in caverne. Rinchiusi nelle prigioni, sono abbandonati al saccheggio e non c'è chi li liberi, spogliati e non c'è chi dica restituisci. Chi di voi presterà orecchio a questo? Chi starà attento e ascolterà un avvenire? Chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio e Israele in balia dei predoni? Non è stato forse il Signore colui contro il quale abbiamo peccato? Nelle cui vie non si è voluto camminare e alla cui legge non si è ubbidito. Perciò egli ha riversato su Israele la sua ira furente. E la violenza della guerra. La guerra l'ha avvolto nelle sue fiamme ed egli non ha capito. L'ha consumato ed egli non se l'è presa a cuore. Figui la parola del Signore. Cari, nella grazia di Dio, questo pomeriggio la parola del Signore è stata così chiara. È stata lunga, ma è stata tutt'altro che ferma nel dire pane, pane, vino, vino, di tutto quello che è successo e quello che succederà a chi non cammina secondo la volontà di Dio. E per comprendere meglio ciò che il Signore vuole da noi, vogliamo ringraziare il Signore per quello che abbiamo letto. E poi il Signore metterà sicuramente qualcosa di suo nei nostri cuori e nelle nostre anime per quello che abbiamo letto e per quello che Lui vuole che noi facciamo. Ma sappiate che mentre si va al cospetto di Dio attraverso Gesù si va con tutto il cuore in ginocchio, prostrandosi davanti al vero amore Gesù Cristo, ai suoi piedi, lodandolo
e benedicendolo per tutto quello che riceveremo, che abbiamo ricevuto e che riceveremo ancora nell'avvenire. Questo è importante farlo principalmente. Chi non è capace, immagini Gesù Cristo o guardi i suoi piedi e immagini i suoi piedi davanti a lui o a lei, sempre pensando che sono i piedi di Gesù, perché Gesù i piedi ce l'ha uguale a noi. Gloria a te, mio Signore. Alleluia. Grazie Padre Celeste, Dio d'amore, per quello che tu hai fatto e che stai facendo e che farai ancora, Padre. Ancora questo pomeriggio vogliamo venire a te attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo, qui in ginocchio, davanti ai suoi piedi. E vogliamo portare tutto a te. Le nostre distonie, le nostre ferite, le nostre malattie, difficoltà psicologiche, fisiche e tutto quello che la natura ci ha caricato addosso. Sì, papà, vogliamo mettere tutto ai piedi del tuo figliolo Gesù, sapendo, essendo consci e sicuri che arriveranno a te e tu sicuramente li guarirai, li farai a nuovo. Grazie, mio Dio. Grazie, Padre, Dio d'amore. Ancora buon Padre Celeste, vogliamo metterti davanti questa tua parola che abbiamo letto poco anzi. La vogliamo mettere davanti a te, Signore, per aprire il nostro cuore, i nostri occhi, il nostro essere per poter comprendere la tua parola, ma soprattutto per metterla in atto. Senza pensarci due volte, perché tutto ciò che è nella tua parola scritta è veritiero e non c'è bisogno di attendere se va bene o non va bene. Subito, all'istante, vogliamo metterla in atto, secondo la tua volontà, Padre. Grazie perché ci fai così precisi, così ubbidienti nella tua parola, nel tuo amore e nella tua grazia. Ancora ti vogliamo presentare tutti gli ammalati, Padre, ti vogliamo presentare le vedove, gli anziani, i bambini, gli orfani, i senza tetto, i barboni. Signore, ancora quanti ammalati che ci siano in tutti gli ospedali, nelle cliniche, nelle case di cura, negli istituti psichiatrici, ovunque ci sia un ammalato di qualsiasi tipo, di qualsiasi distonia, Padre, te li presentiamo davanti a te. E grazie che tu provvederai per la loro salute e per tutto quello che hanno di bisogno. Ti ringraziamo, Padre. Ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, cari nella grazia. Adesso vogliamo dire qualcosa su questa parola che il Signore oggi ci ha messo davanti. Non immaginatevi che quanta sia lunga questa parola che abbiamo letto, ma
ogni versetto c'è la sua efficacia, potenza che viene dal Dio onnipotente in Cristo Gesù. E dal primo versetto dice: ecco il mio servo, io lo sosterrò, è il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Cosa ha messo su di voi? Il Signore ha messo questo al suo servo. Chiunque di voi si senta servo del Signore, questa parola è per ognuno di voi che vi sentite di servire il Signore. E se qualcuno gli viene questo solletico qua o da qualche altra parte, vuol dire che non avete fatto questa obbedienza verso di Dio, o l'avete fatto magari non idonea. Perché se l'avete fatta idonea, sarete, come dice in questa parola, ecco il mio servo. Io lo sosterrò. Signore vi sosterrà. In tutto e per tutto. Il mio eletto di cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui. Lui ha messo il suo spirito su ognuno di voi che avete compiaciuto il Signore a portare avanti la sua dignità, il suo amore, il suo nome. E tutto quello che lui in questi lunghi anni che avete conosciuto o che state conoscendo, avete sentito parlare di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. E se voi farete la volontà di Dio, non solo che sarete benedetti voi, tutti i vostri familiari, tutti, cominciando dalla moglie, i figli o dai mariti o dai nipoti o dai parenti, tutto il vostro circondato, della vostra amicizia. E tutto quello che vi circonda sarà benedetto da Dio, perché voi non solo benedicerete voi attraverso ciò che fate e farete, dice egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Voi manifesterete la giustizia alle nazioni intere, non solo nel vostro circondato, non solo nella vostra regione, non solo nella vostra benedetta patria, ma anche altrove, in tutte le altre nazioni, benedicerete tutto il mondo intero, nella Via Lattea, in tutto ove c'è un'anima vivente. E questo è soltanto il primo versetto. Figuratevi quante ce ne sia, e ancora se scavavo in questo versetto non venivo mai, perché con un solo versetto si può fare una grande e grandissima benedizione in tutto il mondo. Ma il Signore ci ha messo tutto questo capitolo davanti. Non so se ce la faremo a completarlo, ma so soltanto che lui già mentre leggevo vedevo come una pioggia di meteorite, di benedizione che scendeva su di me e su di voi. Questo sia chiaro che già siete benedetti da questa benedizione che scendeva dall'alto. E nel secondo versetto dice: egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade.
frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Manifesterà la giustizia secondo verità. Vedete, il Signore, qualunque cosa noi abbiamo subito o abbiamo fatto o siamo nelle condizioni disperate e perché ci siamo allontanati da Lui e abbiamo avuto delle sofferenze e magari abbiamo maledetto il suo nome nelle circostanze di disperazione, Lui non ci allontanerà, non ci butterà fuori quando noi chiederemo questo aiuto, come in questo momento, in ginocchio, davanti alla presenza del suo figliolo Gesù Cristo. E lo dice chiaro e tondo. Egli non griderà, non alzerà la voce, non farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo verità. La verità di Dio è che ha promesso a ognuno la sua benedizione. Nella sua parola lo dice sempre e continua a manifestarsi la sua parola dicendo: chiunque viene a me, io non lo rigetterò mai lontano da me. Perciò qualunque peccato abbiamo fatto, qualunque peso abbiamo avuto da sopportare e qualunque problema ancora che abbiamo addosso, Lui non si ricorderà di niente se noi tutto quello che abbiamo lo depositiamo ai piedi di Gesù e ci liberiamo da tutti i problemi che abbiamo accumulato fino adesso e i peccati che abbiamo commesso, presentandoli ai piedi di Gesù. Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo verità. Secondo verità ci giudicherà per il suo bene e per il suo amore, con una benedizione eterna a tutti quelli che abbiamo piegato le ginocchia davanti al suo figliolo, senza guardare ciò che abbiamo fatto e ciò che non abbiamo fatto. Saremo benedetti tutti quanti oltremodo. E dal quarto versetto dice: egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. E le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Vedete, lui non viene meno e non verrà mai meno. Per quello che già nei primi versetti abbiamo sentito, abbiamo letto e abbiamo aggiunto, che lui non rigetterà mai il povero sfortunato che ha avuto e ha subito delle angherie da parte del nemico, di Satana. Noi sappiamo che non è neanche giusto rinominare queste cose, ma presentandole a Gesù abbiamo già escluso da noi tutto ciò che ci rode, tutto ciò che ci manifesta buio, scuro, negativo dentro di noi, lo depositiamo ai piedi di Gesù, affinché abbia stabilito la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Tutto il mondo intero, tutte le nazioni, tutte le isole della terra aspettano la sua benedizione che si sta avverando. E la sua legge, fiduciosa la sua legge. E dal quinto versetto: così parla Dio, il Signore, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che l'ha disteso la terra e con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al popolo che c'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano.
Vedete, il Signore ha parlato e parla e parlerà sempre con giustizia e con benevolenza verso tutti quelli che stanno in attesa di un giudizio, di una benedizione. E qui lo dice chiaro, lo dice così parla Dio il Signore che ha creato il cielo. Vedete? Che ha creato il cielo. E gli ha spiegati che ha distesa la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al popolo che c'è sopra e lo spirito di quelli che vi camminano. In questo punto il Signore parla del cielo dove camminiamo, dell'uomo dove camminiamo e ciò che produciamo. Lui parla di una benedizione eterna dall'inizio fino alla fine dei nostri giorni, finché il Signore ci rapirà attraverso il suo figliolo Gesù. E dal sesto versetto, io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce della nazione. Questo è il più bello. Quando il Signore ti prenderà per mano, ti ungerà, ti benedirà, ti darà quella forza, quella potenza e ti innalzerà davanti al suo popolo. Vedete? E ti farà la luce delle nazioni. Questa è la meraviglia delle meraviglie che tu oggi potevi ascoltare. Magari quante volte hai letto questo passo, ma non ti è venuto neanche per un qualche cosa di similare, di esperienza, di pensiero positivo di ciò che il Signore vuole fare per te attraverso questo capitolo. E noi sappiamo che oggi il Signore ci vuole fare come luce delle nazioni. Ci prenderà per mano, ci custodirà e farà di te e di me l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni. Cari miei fratelli, sorelle, amici, quanto è bello sentire queste cose, venire dalla parola di Dio e leggerle e poterle meditare. Ma quando le meditiamo così volenterosi, così ben udendo e ascoltando e mettendolo in atto, noi facciamo la sua volontà. Lui è felice quando noi mettiamo in atto ogni cosa che abbiamo ascoltato. E dal settimo versetto dice: per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Vedete, non solo che ci fa come luce delle nazioni, ma ci fa addirittura prioritari di poter far uscire i carcerati dalle carceri, facendoli pentire dai loro peccati, dai loro errori, dalle loro manifestazioni che hanno commesso, dandogli una priorità, aspettative di felicità nella loro vita, nel loro cuore e in tutto loro stessi. Dal versetto 8, io sono il Signore, quello che il mio nome. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Ecco, le cose di prima sono avvenute e io ne annunzio delle nuove, prima che germoglino ve li rendo note.
Il Signore è il Signore. E non c'è nessuna cosa da escludere. E lo manifesta in ogni parola nella sua scrittura. E dice anche: io non darò la mia gloria a un altro, ma la lode che mi spetta agli idoli. Lui è un Dio geloso. Se qualcuno, mentre adora Dio e poi si mette davanti a degli idoli, già commette adulterio. Dio è un Dio geloso, un Dio che non vuole ascoltare o vedere queste cose. Ecco, le cose di prima sono avvenute e io ve ne annuncio delle nuove, prima che germoglino, ve le rendo note. Qualsiasi cosa che lui sta portando avanti prima che germoglino, perché quando si seminano qualcosa arriva il momento che germoglino. E il Signore, anteprima che germoglino queste cose, ce li porta davanti e ce li fa vedere con i nostri occhi, ce li fa anche gustare e ci fa mettere in condizione di poterle anche assaporare. E dal decimo versetto dice: cantate al Signore un cantico nuovo, cantate alle sue lodi all'estremità della terra. Cantate al Signore un cantico nuovo. Non è giusto che quando siamo nelle nostre possibilità di essere più evoluti in amore verso Dio e di adorarlo con un canto, con un inno, con qualsiasi mezzo che abbiamo a nostra predisposizione. Non è giusto che mentre preghiamo diamo lode in tutti i sensi? Non è giusto questo? E questo al Signore gli è compiaciuto quando noi facciamo la sua volontà, lo amiamo, lo acclamiamo e con inni, magari cantati da noi stessi, in melodie. Lui non guarda se sappiamo cantare, se sappiamo suonare, se sappiamo dire questo, se sappiamo. Lui guarda il cuore, come noi diciamo quelle frasi che vanno direttamente al cuore di Dio. O voi che scendete sul mare e anche gli esseri che esso contiene, le isole e i loro abitanti. Cantate le sue lodi all'estremità della terra. O voi che scendete sul mare e anche gli esseri che esso contiene, le isole e i loro abitanti. Noi ci immergiamo a volte nel buio profondo, invece di essere luminosi e di andare verso la luce, scendiamo al di sotto nell'oscurità, nel buio. Noi dobbiamo essere prioritari per prima cosa, portare tutto ai piedi di Gesù. E mentre portiamo tutto ai piedi di Gesù, innalzarci la testa in alto e lodare a Dio. Questo innalzarci verso l'alto ci dà quella possibilità di essere benedetti da Dio, dalla sua benedizione eterna. Il deserto e le sue città alzino la voce, i villaggi occupati da Gedar. Esultano gli abitanti di Sela, prorompono in grida di gioia dalla vetta dei monti. Dino gloria al Signore e proclamino
la tua lode nelle isole. Qui il Signore in questi versetti desidera da tutto il suo popolo essere lodato, acclamato e benedetto in tutti i sensi senza scartare nessuna benedizione, perché lui dice: alzino la voce i villaggi occupati da Chedar, esultino gli abitanti di Sela, prorompano in grida di gioia dalla vetta dei monti e diano gloria al Signore, proclamano la loro lode nelle isole. Perché dice questo? Il foglio si è riempito, devo salvarlo. E questo è come la nostra mente. Quando si riempie la nostra mente, non ci va più niente, e se non la votiamo ai piedi di Gesù, ci ammaliamo, perché il nostro cervello scarica automaticamente tutto a una malattia nel nostro corpo. Vedete, la devo salvare. Salva. Se vi è venuto qualche stimolo, eh? C'è una distonia. Come avete visto, il foglio si era riempito e non scriveva più. E così è la nostra mente. Quando la nostra mente si riempie, non riceve più nessun messaggio. E se noi cercheremo di sforzare la nostra mente a mandargli dei messaggi, lui va in tilt e vi fa sentire dei dolori atroci in testa. Oh, che mal di testa! Questo. Perciò liberiamoci di tutti questi problemi prima che ci vengano questi malesseri. E dal 12 diamo gloria al Signore, proclamino la sua lode nelle isole. Tutto dia lode al Signore. Lui, il Signore, desidera essere lodato. Lui, il Signore, quando ti benedice, non ti chiede nessun oro e né argento, non ti chiede nessun pagamento, non ti chiede niente perché non ci sono denari sufficienti per pagare
la grazia che lui ti fa, ma solo ti chiede soltanto di lodarlo, di benedirlo e di dargli quel giusto amore che lui desidera. E non metà, tutto completo, vuole il tuo cuore totale. Dal tredicesimo versetto dice: il Signore avanzerà come un eroe, eciterà il suo ardore, come un guerriero, manderà un grido tremendo, trionferà sui suoi nemici. Vedete, il Signore avanzerà come un eroe. Lui quando avanza non guarda niente, lui avanza e basta, chiunque ci sia, con ardore come un guerriero, e manderà un grido tremendo, trionferà sui suoi nemici e tutti quelli che hanno peccato contro di lui e non si sono abbandonati ai piedi del suo figliolo Gesù Cristo verranno distrutti, e lo dice qua chiaro. Il Signore avanzerà come un eroe e eciterà il suo ardore come un guerriero, manderà un grido tremendo, trionferà sui suoi nemici, trionferà. Questo trionfare è la morte del nemico, perché se il nemico non muore, o viene vinto, il vincitore non può esistere. Dio vincerà, trionferà sui suoi nemici. Vuol dire che la morte dei nemici che non si sono piegati le ginocchia davanti al suo figliolo Gesù. E dal quattordicesimo versetto dice: per lungo tempo ho taciuto, me ne sono stato tranquillo, mi sono trattenuto. Ora griderò come una che sta per partorire. Respirerò affannosamente e sbufferò a un tempo. Il Signore ha taciuto tanto. Ci sono stati dei momenti che, come dice la parola del Signore, c'è stata una tregua, una pausa. Non si sentiva neanche nominare il Signore da nessuno. È stato un tempo di vuoto, un tempo che come se il Signore si era messo da parte. E così lo dice davanti, è chiaro in questa parola, c'è stato un tempo, molto tempo, che ha taciuto. Ma adesso dice: per lungo tempo ho taciuto. Vedete, per lungo tempo ha taciuto. Me ne sono stato tranquillo, mi sono trattenuto. Si è trattenuto il Signore. Perché se il Signore parlava in quel tempo, già distruggeva a quel tempo tutti quelli che avevano peccato. Ora griderò, dice, come una che sta per partorire. Respirerò affannosamente e sbufferò a lungo tempo. Vedete, ora il Signore vuole quello che ha chiesto da ognuno di noi che abbiamo dato il cuore al suo figliolo. Rispetto, onore, fedeltà, inni, cantici d'amore verso di lui. Questo vuole il Signore. Io oggi mi fermo qua. Voglio ringraziare il Signore in preghiera. Magari continueremo questo passo un'altra volta e il Signore sicuramente farà il resto. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita. Grazie come tu ci stai benedicendo, Signore, come tu stai benedicendo i nostri amici, i nostri familiari, ancora tutti quelli che si stanno avvicinando a noi. Signore, come tu veramente ci dai forza, potenza dall'alto. Ti ringraziamo, Padre. Ancora benedici tutto il mondo intero, Signore. Ancora benedici tutte le nostre famiglie, i nostri paesi, i nostri politici, le nostre alleanze, ogni cosa che sta vicino a noi e lontano a noi.
grazie che ci fai portatori di luce, Signore, e ci dai autorità su tutto da poter combattere con il nostro amore. Grazie, Padre, ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, cari nella grazia. Un'informazione solo e poi chiudo. Chiunque in questo momento sta avendo delle benedizioni da parte del Signore attraverso questi video, attraverso quello che il Signore mi sta facendo fare, è giusto che si passi la mano nella coscienza. Io ho messo nel mio sito e nel mio profilo il link dove potete versare quello che desidera il vostro cuore. O anche un fiore è segno d'amore. Non serviranno per me, ma serviranno per chi ne ha molto di più bisogno. Perché in questi giorni mi chiamano tanta gente che vogliono essere aiutate e io posso dire soltanto quello che ho, ve lo do. Questo posso dire, ma se voi mandate qualcosa, io darò quello che voi manderete. Per chi spedisce da fuori dalla zona che sono io, c'è il numero dello bancario, più c'è l'altro numero, oltre all'IBAN c'è anche il CAP. E specificare che sia una donazione. Vi ringrazio con tutto il cuore da parte del Signore. Dio ci benedica. Ancora se avete qualcosa ancora di dubbi, entrate nel mio sito, ve lo scrivo qua. L'ho scritto perché ancora il microfono lo scrive male, ma lo devo abituare, dato che di continuamente formato il PC, le memorie non gli restano e devo fare tutto nuovo. Figuratevi che questo l'ho formattato ieri. Perciò potete immaginare che i lavori che faccio enormi per portare un aiuto anche a voi. Ma questo io lo faccio con tutto il mio cuore e con tanto piacere a darvi quello che il Signore sta cercando di donare a me. Lo voglio dare a voi. E con questo vi abbraccio come il Signore fa a me. Vi stringo forte forte tra le mie braccia e vi cullo come il Signore culla me. E quattro baci per ognuno. Uno, due, tre e quattro. Per ognuno quattro baci. Dio vi benedica. Ancora per chi è ammalato, sappiate che potete contattarmi al numero WhatsApp. Se non riuscite a essere nella gioia e nella salute e non ci riuscite a mettervi in condizione di avere questo aiuto, chiamatemi, io pregherò per voi e sicuramente il Signore vi benedirà. Il numero è WhatsApp 0049 1 177 18 38 0 57. È gratuita la chiamata.
non vi costa nulla, ma risolverete i vostri problemi. La pace del Signore sia con tutti noi. Pace dal fratello Angelo Picone, che vi ama con tutto il cuore. Amen.